Pino Quartullo, Paolo Biag, possibilmente vicini, grazie. Cosa ci fate qui al Pet Carpet Film Festival? Ma io ho 7 gatti, ho 4 cani, ho tartarughe, quindi. E adesso anche questo animale che è un attore con cui sto lavorando, un animale da palcoscenico. Stiamo facendo, piantando i chiodi con la fronte sul pavimento di Bagosian, e lui è protagonista assoluto e faccio la regia. E quindi, insomma, diciamo, non c'è bisogno di veterinario, però c'è bisogno di qualcuno che gli dia una mano come regista. E io amo gli animali da sempre, io non l'ho mai sterilizzati, infatti abbiamo, dopo 30 gatti però ci siamo rassegnati e abbiamo dovuto sterilizzarli perché non sapevamo più a chi darli. E adesso ci sono 7 gatti, bellissimi. Paolo, raccontaci un po' di questo personaggio, di questo spettacolo. Innanzitutto dove lo vedremo, quando? Saremo al Cometa Off dal 15 al 20 di ottobre. E non si tratta di un solo monologo, ma sono 12 personaggi diversi, tratti appunto dalla pièce di Eric Bogosian. E è un testo molto difficile, ma allo stesso tempo molto, molto attuale. E è uno spaccato della società americana degli anni 90, ma in cui ritroviamo l'Italia di oggi. Sì. È molto divertente, perché detto così sembra una tragedia. Pare una cosa tristissima. Invece no, fa molto molto ridere, lui incredibilmente è comicissimo, a vederlo così sembra una persona seria, invece fa molti personaggi, fa le voci, cambia, fa molti mostri, è bravissimo.